Oggi è stato il giorno del commiato da Don Gualfardo Innocenzi, nel luogo dove ha esercitato il suo sacerdozio, il santuario della Madonna di Ponte Metauro. Sacerdote conosciutissimo e amatissimo, spentosi all'età di 88 anni, che ha legato tutta la sua vita e la sua opera a questo luogo, così amato dai fanesi, dove giunse poco dopo essere stato ordinato sacerdote e dove è rimasto, divenendo poi, anche per raggiunti termini d'età, parroco emerito. Questa mattina, in un santuario che non è riuscito a contenere la folla che è voluta essere presente, assiepata in ogni spazio disponibile, dalla sacrestia fin sopra il coro, alle 10 la funzione funebre, celebrata dal vescovo di Loreto, Monsignor Tonucci, che ha attinto ai suoi ricordi personali per ricordare Don Gualfardo e di come nel tempo abbia mantenuto immutato il suo sguardo e la sua espressione da seminarista. Poi, prendendo spunto dalle letture, Monsignor Tonucci ricorda che, come il seme di grano viene sparso sulla terra per dare i suoi frutti, ognuno di noi deve gettarsi totalmente per dare i frutti dell'amore, perché l'unica cosa che ci seguirà è il bene che abbiamo fatto. Una comunità raccolta e attenta ha ascoltato le parole dell'omelia che ricordavano il bene che Don Gualfardo ha speso. Per il defunto Gualfardo, perché il germe della resurrezione, ricevuto con il battesimo e alimentato dall'Eucaristia, fruttifichi nella pienezza di gloria, preghiamo. Dobbiamo essere riconoscenti a Dio per avercelo dato, dice Monsignor Tonucci, e a Lui per il bene che ha fatto. Quale debito di riconoscenza è gestire con serenità il momento della fine di una vita, contenti per Lui. Ora, continua il sacerdote, andiamo avanti senza di Lui. È l'ora di pensare al bene che ha fatto e agli esempi che ci ha lasciato e mantenere questo vincolo di comunione con Lui.